Guarda che bello il gallo. Eh? Qua il navigatore si sta settando. Ho impostato la navigazione, ve la faccio rivedere, ve la faccio rivedere. Aspetta un attimino perché è bella lunga. Eccola qua. Parto con il 78%, avevo lasciato la macchina in carica questo weekend. È un trip veramente lungo, ragazzi. Praticamente sono l'equivalente di andare a Milano da Pordenone qui. Oggi è una giornata di lavoro molto intensa, intanto parto per andare al lavoro, quindi devo andare a Cividale del Friuli e sono 1 ora e 25 di strada statale, quindi qui i consumi sono bassi. Vediamo con quanto arrivo. Qui adesso il calcolo me lo fa senza autostrada perché per andare al lavoro la tengo disattivata l'opzione per il semplice fatto che se no lui mi fa fare autostrada facendomi fare 30 km in più, che è una cosa che nessuno fa qui per andare a Cividale da Pordenone praticamente. E basta, adesso partiamo, ci vediamo cammin facendo. Non sarà troppo lungo, sarà più un'esperienziale, dai, senza prove di ricarica perché non ho fatto calcoli di fermarmi, invece domani la macchina la dovrò caricare per forza, stanotte come sempre, ma ho messo anche la colonnina, non è un problema. Del Friuli, 78 km percorsi con 13 kWh, dai, ha piovigginato, quindi il mio sforzo di tenere l'auto presentabile secondo me si è vanificato. Peccato, adesso magari vi faccio vedere un attimo com'è l'ingresso di Cividale, che è anche patrimonio UNESCO, una bella cittadina, se siete nei dintorni passate, merita. Bene, prendiamo le cose, va. In pietra, bello. Città, paese molto piccolino. Veniteci, è un bel centro, patrimonio UNESCO. C'è molta anche storia culinaria qui vicino. C'è il ristorante di Bastiani, c'è famoso, ma non solo. Eccolo qua, e anche le colonnine per caricare. Guardate che giornata, che uscita. Bellissima. Adesso è mezzogiorno, come sentite. Mi muovo verso la macchina, guarda che giornata meravigliosa. Era brutto stamattina solo perché, giustamente, come qualcuno mi prende in giro, no? Perché lavo la macchina e in quel modo lì. E quindi, chiaramente, avendola lavata, il risultato è per forza che stamattina doveva esserci nebbia. Il risultato è ottimo. Adesso andiamo su, che devo correre. Ho un centinaio di chilometri, tra poco ci vediamo in macchina, ve lo dico. Devo andare in un'azienda a Ceggia, in provincia di Venezia, poi mi devo fermare a Jesolo, che è un altro appuntamento, e poi rientro in città a Pordenone, dove lavorerò fino a tardi. Però a voi interessa consumi, batterie e tutto il resto. Ripartiamo col 64, se non ricordo male. Eccoci qua, rimontato in auto. Adesso vi faccio vedere, dal navigatore switcho e su impostazioni di viaggio tolgo evita pedaggi, che normalmente lo uso perché sennò per andare al lavoro, come vi ho già detto, mi calcola sempre la sosta. Arrivo nell'azienda dove devo arrivare con il 43%, vediamo che strada mi fa fare, ovviamente mi fa bene l'autostrada, perfetto. Volevo vedere la stima che fa da adesso fino a casa, perché avrà inserito l'autostrada anche per tornare, ma vedo che non è praticamente cambiata, quindi torno sempre col 24%. Va bene, parto subito, ragazzi, perché sono giusto con i tempi, perché in azienda ho una riunione alle 1:30, quindi tempo che preparo le slide e tutto. Via. Allora, ragazzi, il viaggio procede, siamo a una velocità media, sto viaggiando tutto a 111-110, lo faccio apposta perché così nei commenti trovo un sacco di persone che si arrabbiano perché viaggio a 110, ma non ho motivo di viaggiare più svelto e vi dico subito anche perché l'arrivo previsto è alle 13:16, io inizio la riunione in quell'azienda alle
13:30, ho già tutto pronto sul laptop, non vedo nessun motivo per andare più svelto. Al ritorno probabilmente che devo andare in ufficio a Pordenone lo farò a 130. Non ho motivo di andare a 130 per arrivare lì in azienda prima e poi stare a contare quanti peli allo zerbino di quell'azienda, quindi non ho nessuna intenzione di farlo. Oggi giornata caldissima, 16 gradi, quindi consumi sicuramente agevolati dal tempo. Siamo il 19 febbraio, è desolante vedere queste temperature in Friuli, veramente desolante per quanto mi riguarda. 12 kWh quando siamo partiti, 12,6 di media, 150 km percorsi ad ora, di cui la metà 80 in extraurbano e per ora tutto il resto in autostrada. Adesso entriamo in una zona dove il limite è 110 perché stanno finendo il cantiere dell'ultimo tratto della terza corsia e poi arriviamo e ci vedremo direttamente tra poco quando sono già arrivato in azienda. Questa macchina comunque in autostrada si viaggia molto bene e devo dire che l'autopilot con i suoi limiti in Europa purtroppo comunque è un assistente alla guida molto prezioso per i tratti autostradali, perché ti dà, almeno a me dà, una buona sensazione di sicurezza soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della corsia e la capacità di evitare ostacoli in anticipo. Basta, se ci sono considerazioni particolari ce le facciamo dopo. Ciao! Se c'è qualcuno di Autovie Venete che guarda questo video, aspettiamo con ansia la terza corsia nel tratto da Portogruaro a Cessalto a San Stino. Ormai sarà un paio di chilometri che viaggio così e adesso sta ripartendo, deve essere un effetto pendolo probabilmente perché c'era un po' di gente che usciva e il traffico è bellissimo da studiare, è difficilissimo, probabilmente qualcuno doveva uscire eccetera, insomma si è creato un rallentamento tale per cui vedete davanti stanno già andando ma dietro c'è un chilometro e mezzo di coda. E qui purtroppo con tantissimi camion che passano su questa tratta, perché è quella dall'est Europa fino a Venezia, fino alle arterie principali, qui c'è tantissimo traffico, tantissimo, e c'è bisogno disperatamente di una infrastruttura diversa. Incontro fatto, siamo ancora qui a Ceggia, ho terminato l'incontro che avevo in azienda, oggi è un caldo allucinante, ho spento il riscaldamento e ho lasciato il clima in manuale, adesso parto verso Jesolo, sono vediamo quanti chilometri, 25 chilometri di strada statale e poi rientriamo a Pordenone. Comunque oggi viaggiamo sui 300 km di percorrenza, se i consumi saranno quelli che vediamo già con queste temperature quasi più che primaverili, anzi togliamo quasi più che primaverili, torniamo ad autonomie molto consistenti nell'ordine dei 500 km con un pieno. Poi magari se ho sbagliato i calcoli che farò mentre monto vi edito e vi metto una scritta sul consumo stimato uguale, però considerate che consumando il 35% ho fatto 180 km dalla ricarica, eccoli qua, 180 km non mi sembra proprio poco. Dai, adesso andiamo avanti verso Jesolo e ci vediamo più tardi. Allora, 204 km percorsi ragazzi, 25 da quando sono partito a Cengia, ho fatto una media pazzesca perché qui le strade sono tutte con limiti molto bassi, quindi 70-90, poi bisogna fare attenzione perché ci sono tanti velox. Comunque è arrivato 14:54 col 41%, siamo partiti stamattina con il 78. Vado a fare le mie commissioni, poi stima che arriverò a Pordenone con il 26. Eccoci qua, ripartiamo 40%, riparto da Jesolo. Arriveremo a casa col 28 perché non c'è autostrada sul rientro, il navigatore mi suggerisce di fare la strada normale, quindi ripartiamo dalla ridente Jesolo e andiamo verso Pordenone, 68 km davanti a noi.
strada sono da Portogruaro a Pordenone perché è gratuita, e qui stiamo andando a 120, una bretella di fatto di una 26 km di collegamento, me ne mancano 4 per arrivare in città. Ora, osservazione ulteriore, consumi, media, eccetera, li vediamo insieme. Eccoli qua, i consumi sono, dalla ricarica abbiamo 265 km percorsi, ok? Quindi abbiamo 265 km percorsi con una media 12 kWh 100 km. Questo è un po' il concetto fondamentale. La media è molto, molto, molto bassa. La media è molto bassa. E stiamo viaggiando, adesso c'è stato un attimo di traffico, ma il cruise è a 120 fisso in questo passaggio. Io stamattina sono partito col 78%, siamo al 29, 270 km percorsi, quindi ho consumato praticamente il 50%, e attualmente vuol dire che ho percorso circa 270 km col 50%. Cosa ci dice questo? Ci dice che extraurbano, temperatura superiore ai 10 gradi di parecchio, oggi 15-16 gradi perché giornate africane, e non solo autostrada, tranquillamente scollini 500 km con una Model 3 Long Range 2021. Le nuove sono anche più efficienti e quindi fanno ancora più strada, faranno probabilmente un 10% in più, tranquillamente, presumo, da quello che mi sta dicendo chi di voi l'ha comprata. Mi sembrano ottima percorrenza, perché vuol dire con una carica, io oggi ho avuto una giornata non efficiente lavorativamente come avrei voluto, perché di mezzo c'è tantissima strada che fa buttare un sacco di tempo e non rende efficiente il lavoro, perché in macchina non è che puoi lavorare più di tanto se non telefonare. Però vabbè, a volte va anche così, quindi assolutamente si può fare, zero ricariche e un costo al chilometro. Oggi che l'energia sta scendendo di nuovo, a gennaio il PUN è stato il più basso, se non ricordo, da giugno 21, 30 cent al kilowattora, che più o meno è il consumo, il costo odierno dell'energia, sia che siete a tasso fisso sia che siete a tasso variabile, siamo ampiamente sotto i 4 euro per 100 km e potreste trovare tariffe anche migliori per il costo dell'energia, arrivare a 0,26-0,28. Detto questo, oggi ci si muove molto bene con costi molto, molto efficienti, con auto che è incentivata. Avete visto anche gli ottimi video di automoto.it con Valerio Nebuloni, che secondo me ha fatto un'ottima disamina anche sulla Model Y, attendendosi che sarà un modello di nuovo ultra venduto, adesso che è stato tagliato il prezzo e rientra negli incentivi. Sì, perché a 30.000 euro circa voglio vedere a oggi che auto si trovano con queste prestazioni, questo piacere di guida e questo equipaggiamento di bordo, perché dobbiamo ricordarci che questo è veramente un ottimo equipaggiamento di bordo, con tantissime funzioni software eccezionali, con una buona velocità di ricarica. Non a caso chi ha Tesla, io non l'ho mai trovato scontento. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, per oggi basta così e ci vediamo al prossimo vlog. Dai, buona giornata, ciao.